viviamo qua, viviamo, diciamo, male. Noi siamo troppi, non tutti che avevano posto di dormire bene. Adesso la questa vita, ormai noi stancato questa cosa. Ci sono gente che pagano 30 euro, ma la pochissimo. Ma ci sono 95% che pagano 25 euro. Sì, 95% che pagano 25 euro. Uno paga 30 euro. Ho visto il cliente adesso è arrivato. 2-3 minuti anche corrente via. 2 minuti anche l'acqua qualche volta viene normale, qualche volta no. Ma l'acqua calda se tu non vai a comprare 50 centesimi. Non posso fare voce. Il sogno di vita qua non è buono, proprio. Non è buono. Ho visto le tante, tutte le tante che piovendo dentro. Dobbiamo comprare la busta per mettere sopra, se non si piove dentro. Tu ci mandavi in casa per dormire buono. Ma qua è difficile per trovare casa. È difficile per trovare in casa, per pagare ci mandano è difficile. Problema. Ma fino a quando tu vai a alzare mattina, alle 5, vedere biciclette e fare un lavoro fino alla quarta, poi tornare a casa per cucinare e mangiare. Quest'anno le persone sono di più e sono più, non c'è posto da dormire e sono per questo sono fatte più i baracca. Questo bagno abbiamo, diciamo, 5 bagni. Ogni bagno sono 2 posti di lavare, diciamo 5 bagni fa 10 posti di lavare. Con queste, diciamo, 3.000 persone che vivono in un posto che c'è, cioè, questa è una difficoltà. Io ho vissuto nel Tendapoli 4 anni fa, ci sono già stato una stagione. Però quando siamo tornati qua oggi, veramente mi sembra assurdo, è peggiorato le condizioni di vita, anche le condizioni di lavoro. L'acqua non è potabile, non c'è quasi luce, ci sono delle donne che vivono una vita molto molto disumana. Pensiamo, crediamo che veramente invece di buttare questi milioni di euro per fare dei tendapoli, meglio fare l'accoglienza diffusa nei piccoli comuni dove ci sono un sacco di case, come hanno fatto a Drossi, la Caritas a Drossi, dove ci sono 7-10 persone che hanno preso in mano facendo la mediazione fra proprietari di casa e lavoratori. Ogni ragazzo viene a pagare 50 euro al mese. Loro vanno a visitare le case e fanno la valutazione da quante persone possono rimanerci e dopodiché danno queste case ai ragazzi e ai lavoratori. Questa cosa è più dignitosa di quella vita che veniamo.